Jannik Sinner non si ferma più. Il tennista azzurro di origini altoatesine ha compiuto l'ennesima prodezza della sua avventura agli Australian Open di tennis a Melbourne, in Australia. Sconfitto in 4-7 il supercolosso tennistico, il numero uno serbo Novak Djokovic. Una sfida in cui nei primi due set l'azzurro ha letteralmente surclassato il favorito per la vittoria finale. Primi due set con Sinner avanti con i parziali di 6-1, 6-2. Nel terzo partita punto su punto con l'azzurro spiegare una palla match. Djokovic va al tiebreak e lo vince 8-6. Quarta partita in cui Sinner ottiene il controbreak decisivo al quinto gioco e chiudendolo definitivamente 6-3, e si ripete l'exploit in Coppa Davis di 2 mesi fa. Il tennista azzurro affronterà in finale domenica 28 gennaio il russo Daniil Medvedev, autore di una pazzesca rimonta nella seconda semifinale, sempre disputata venerdì, contro il tedesco Zverev. Sotto di 2 set con i parziali di 7-5 e 6-3 a favore dell'avversario, Medvedev rimonta con un 7-6 al terzo, 7-4 tiebreak e il bis con un 7-5. Il quinto e decisivo parziale rivela un Medvedev in grossa tonicità, mentre Zverev alza bandiera bianca troppo presto. Sarà dunque una sfida tutta europea ad animare il primo appuntamento della stagione tennistica, con la speranza che l'urlo sia azzurro.